ci sono delle penne stilografiche che hanno un rapporto qualità-prezzo praticamente imbattibile. È il caso della Pilot Penmanship. Eccola qua. Beh, l'abbiamo vista anche con altri nomi, ma quasi. È una penna che si confonde abbastanza con altre e oggi faremo anche chiarezza su questo. Ma prima di tutto andiamo a vedere come scrive, qual è la qualità di una penna così ben realizzata. Una fra le Pilot più economiche, forse la più economica. Innanzitutto cappuccio, vedete queste due alette a fianco servono per non far rotolare la penna sulla scrivania. È una cosa abbastanza intelligente e soprattutto utile perché potete appoggiarla senza il timore che questa cada dalla scrivania e si spacchi, si danneggi. Un cappuccio trasparente come è il fusto della penna. Una penna che ovviamente funziona con il suo caricamento a cartuccia oppure a converter, ma l'innesto di questa Penmanship è di tipo proprietario, cioè ci vanno le cartucce e i converter Pilot. E già qui potremmo elencare delle differenze che la caratterizzano rispetto ad altri modelli, ma andiamo con ordine. Una plastica trasparente di una certa, consistenza, beh, insomma non si può chiedere di più, visto che costa poco più di 5 euro, ma garantisce un'esperienza di scrittura davvero gratificante. Ce lo dice anche Pilot nel sito, tanto per i principianti quanto per mani esperte. L'impugnatura è un'impugnatura, come vedete, che ha gli incavi per far alloggiare le dita, quindi non c'è modo di impugnarla diversamente se non così come ci viene imposto dal progetto, dallo stampo. Queste due, eccoli qua, fanno alloggiare indice e pollice, o meglio a seconda di come la vogliate impugnare. Quindi mi raccomando, attenzione quando andate a rimontare il pennino, se lo sciacquate, se andate a fare una bella pulizia, deve collidere assolutamente con questo piccolo pallino che è posto al centro, altrimenti vi troverete un po' sfasati con l'impugnatura. Il packaging, beh, il packaging è veramente essenziale, non è nemmeno un plexiglass, è un nylon trasparente nel quale troviamo la penna, ma c'è anche lo spazio per una cartuccia di cortesia e questa è sempre la benvenuta. Volendo potete montare un converter, e il converter che ormai Pilot sta adottando per molti modelli, un po' gracilino a vederlo, ma funzionale. Sulla Penmanship ci sta benissimo. Non azzardatevi a montarci invece il converter CN70 perché la penna non si chiude. Eccola qua, cartuccia o converter, adesso non resta che metterla alla prova. La provo su un foglio di carta che ho piegato, è un foglio Favini. Sappiamo che è una carta extra liscia, una carta molto molto levigata. Questo è il pennino extra fine di Pilot Penmanship, un pennino extra fine di nome e di fatto, perché ha una finitura davvero a punto ed è sottile. È quel pennino con il quale potete effettivamente scrivere in piccolo quanto volete, piccolo, dopo ve lo faccio vedere ingrandito perché così magari si perde. Però al contempo è un pennino anche molto molto gradevole per cimentarsi magari nella calligrafia, anche quella un pochettino così allegra, un po' divertente, quella sbarazzina. Perché? Perché è un pennino, ve lo riscrivo qua, sbarazzina, perché è un pennino molto scorrevole, a dispetto della sua finitura appuntita, perché è uno di quelli che punge, per intenderci, riesce a scorrere benissimo. In questo caso comunque è assistito da un inchiostro, ho messo un Lamy Blue Black, ma va bene con tantissimi altri inchiostri. Vi ho parlato del pennino e come potete notare questo è un pennino, si legge, sì che si legge, super quality. Allora, ci sono diversi pennini in circolazione, diverse penne. Andiamo con ordine. Esiste anche in versione nera o grigio scuro.
Questa, che sembra praticamente identica, è la Plumix. La Pilot Plumix, che vedete, condivide questo pennino antirotolamento come per l'altra, però è quella panciuta, è quella che vi ho presentato altre volte e è un pochettino differente in questo, ma ha lo stesso tipo di impugnatura anche questa, e come vedete però si chiama Plumix. I pennini sono gli stessi, anche questo è un extra fine, ma qui non c'è super quality, questo è un pennino Pilot. Ce ne accorgiamo anche da un altro aspetto che caratterizza le due penne. Questo extra fine, che comunque scrive egregiamente, vedete l'innesto della cartuccia? In questo caso è standard. Vuol dire che sia l'alimentatore che il pennino sono diversi, appartengono ad un'altra scuola, ad un'altra chiesa. Vediamo se sono capace di toglierlo, perché non mi sembra incastrato. No, allora lo andiamo a togliere, eccolo qua, e possiamo vedere come l'innesto, eccolo qua, non sia affatto quello Pilot, che è ben più generoso nella sua imboccatura, ma sia di tipo internazionale, anche se a volte ho notato che ci va un pochettino più di pressione per innestare la cartuccia. Questo invece è il pennino, per l'appunto, extra fine Pilot, ma non super quality. Come vi ripeto, scrive molto bene, però attenzione allora quando andate a comprarlo, se cercate una penna che sia dotata del pennino super quality, dovete guardare che sia una Penmanship e non la Plumix. Anche la Pluminix, che è la versione mini, eccola qua, Pluminix, della Plumix, anche questa un po' panciuta, ovviamente essendo più piccola, più ridotta nella lunghezza, è difficile apprezzarlo, anche questa non monta sempre gli stessi pennini. Vedete che l'attacco dell'alimentatore, eccolo qua, è di tipo cartuccia standard. Invece ritroviamo lo stesso tipo di attacco e pennini di qualità, anche se questo non è un extra fine, pennino M, super quality, lo troviamo nella serie 78G. La serie 78G, ecco, la serie 78G ha a sua volta l'innesto, quello largo, così come ce l'ha la Penmanship che vi ho presentato. Me la provo su una carta ben più ruvida, quella di un blocco, e di un blocco insomma abbastanza economica. Innanzitutto cambia che sento che sta scorrendo in maniera diversa, ma non il pennino perché è il pennino, ma la carta, perché è una carta che guardate come allarga il tratto rispetto a quello che avevo nella Favini. Quindi diciamo che un po' come tutti i pennini appuntiti, pennini extra fini, meglio dare delle carte con una finitura liscia. Credo che si avverta anche dal rumore di scorrimento del pennino, che questa è una carta con una finitura un pochettino più grezza. Non significa che non possiamo trarre soddisfazione anche utilizzandolo su una carta come questa, perché questo pennino è veramente quel che si dice un best buy. Pennino è ovviamente penna stilografica, poi è anche bella così trasparente, a me piace un sacco. E allora in conclusione, cari amici, un pennino di ottima fattura, una penna che è vero che è economica, ma garantisce tanta piacevolezza durante la scrittura, perché è leggera e pratica, ed il pennino è uno di quelli belli, un pennino extra fine di nome e di fatto, come spesso ci hanno insegnato tutti i pennini orientali, che predilige certamente delle carte con una finitura un pochettino più liscia rispetto a questa, che è un pochettino più grezza, non perché qui non scriva, ma perché, come vedete, anche il tratto sulla carta un po' più grezza diventa meno sottile, meno contenuto, meno contornato. Le gradazioni sono quelle principali, F, F, M, B, e secondo me comunque è una delle migliori penne in assoluto per cominciare, quindi per muovere i primi passi, ma anche da avere nello scrittoio, e perché no, visto che insomma non costa poi così tanto, anche concedersi quelle 2-3 gradazioni per mettere alla prova il pennino extra fine con quello fine, con quello medio, con quello B.
Grazie a tutti amici, anche questo lo trovate come sempre da Gold Pen e utilizzando il fatto che siete iscritti al canale di Marco Chiari, perché no? Anche un piccolo sconto, non so quanto su un importo come questo, ma un trattamento particolare, quello sempre e senz'altro. Ciao a tutti!